Questo è l'inferno di 9 anni fa, la tragedia ferroviaria a Viareggio dopo l'esplosione di una cisterna di gas per il deragliamento di un treno merci. Ci furono 32 morti, seguiamo Caterina Proietti. I lunghi fischi di ogni treno che oggi entrava nella stazione di Viareggio hanno reso omaggio alle 32 vittime della strage del 29 giugno 2009. 32 persone e un intero quartiere travolti dall'esplosione di una cisterna di gas fuoriuscito per il deragliamento di un treno merci. La stazione in fiamme, ma in stazione penso che siamo morti tutti, guarda. 9 anni dopo, la strage di Viareggio è ancora una porta aperta davanti all'inferno. Noi siamo ancora nella fase di battaglia, di lotta, di che cosa sono morti i nostri figli. Non erano malati, non andavano a 200 all'ora. Una sfilza di condanne, in tutto 23, ha messo sotto accusa un sistema di sicurezza fragile. Per i giudici quell'incidente si poteva evitare, non era imprevedibile. 7 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e 7 e mezzo per Michele Mario Elia, suo successore. Una giustizia ancora non completa perché in attesa dell'appello i reati di incendio, lesioni gravi e gravissime sono andati in prescrizione. È un'ombra inaccettabile in uno stato di diritto, ha detto il ministro della giustizia Bonafede, presente con il sottosegretario ai trasporti Armando Siri alla commemorazione organizzata dai familiari delle vittime. Noi ci auguriamo che gli imputati a novembre, quando inizierà il processo d'appello, rinuncino alla prescrizione in modo da farsi giudicare da un tribunale italiano, altrimenti per noi saranno sempre condannati per quei 2 capi di imputazione. Marco Piagentini, a cui l'esplosione ha portato via 2 figli piccoli e la moglie, non si è mai arreso.